Centro Revisioni Florio e Calandra. Buon pomeriggio per Fil Rouge News, abbiamo ospite in collegamento Calogero Guzzetta, che ringraziamo per essere con noi. Buon pomeriggio. Grazie, buon pomeriggio a voi. E allora, Calogero Guzzetta, 45 anni, è il nuovo segretario generale della FILCTEM CGIL Palermo. La FILCTEM è il sindacato che raccoglie i lavoratori della chimica e del manifatturiero, è così? È così, e anche i lavoratori del settore elettrico e tessile. Elettrico, ecco, FILCTEM, elettrico e tessile manifatturiero. Dunque, subentra Gabriella Messina, entrata nel novembre scorso a far parte della segreteria della CGIL Sicilia. Guzzetta è stata eletta all'unanimità dall'assemblea della FILCTEM Palermo. Insegnante dal 2009 al 2015, segretario della FLC CGIL Palermo, il sindacato della scuola, anno in cui è diventato componente della segreteria CGIL Palermo. Ruolo che continua a rivestire anche adesso che è il nuovo segretario della FILCTEM. E allora, Guzzetta, parliamo di recovery plan. C'è un divario tra nord e sud? È così davvero? Il divario tra nord e sud non nasce con la pandemia, purtroppo. Dico purtroppo perché se fosse stata soltanto una contingenza, probabilmente le chance di uscirne sarebbero state maggiori. Più alla nostra portata. Purtroppo la pandemia ha solo aggravato una situazione che già si trascina da decenni e che in questi ultimi anni, dal 2008 in poi, disegnatamente da quando è scoppiata la crisi economica del 2008, è aumentato sempre più fino a creare una condizione molto difficile. Il Recovery Plan, il Recovery Fund, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, così come vogliamo chiamarlo, dà un'opportunità unica per provare a ridurre quel divario che, a guardare bene le cose, non penalizza soltanto il meridione d'Italia, ma l'intero paese. Perché se è vero che la trazione della nostra Italia è stata nordica, è altresì vero che un meridione che viene trainato comunque rallenta la corsa dell'intero paese. In una fase così delicata come quella che stiamo vivendo, dove i fondi che sono stati messi a disposizione dall'Unione Europea faranno la differenza rispetto al rilancio e alla ripartenza, ripartire lentamente sarebbe un problema per l'intero paese, appunto. Quindi la riduzione del divario tra nord e sud non è una questione campanilistica o un voler cavalcare un'ottica meridionalista, anzi, è improntata alla necessità che il paese sia unito e che intervenga maggiormente, parlo del governo in questo caso, laddove diciamo le condizioni di arretratezza, le condizioni di mancato sviluppo sono maggiori e più significative. Quindi è per questo che riteniamo strategico il piano che, tra l'altro, ieri il presidente Draghi ha portato alla Camera, e riteniamo che alcune misure, in modo particolare, che tra l'altro interesseranno da vicino la categoria che sono stato chiamato a dirigere, abbiano, diciamo, una certa centralità. Ecco, ma queste differenze riguardano il fatto che i fondi destinati al nord e al sud sono di più quelli al nord, certo, fatte le debite proporzioni, perché non dimentichiamo che diciamo grosso modo il nord Italia, che va dalla Val d'Aosta fino al Friuli Venezia Giulia, copre una, diciamo, un numero di abitanti pari alla metà di tutto il paese e anche di più, si parla di 30-40 milioni di persone, mentre il sud è molto meno popoloso e popolato. Quindi dico, poi dobbiamo vedere più che altro per di fare una valutazione, appunto, in proporzione, chiaramente. Questo è un dato che voi avete considerato?
Ma intanto bisogna fare due precisazioni. La prima è che la distribuzione dei fondi del recovery tra i vari paesi europei è nata sulla base di due criteri. Il primo ha riguardato l'incidenza globale della pandemia sul paese stesso, e il secondo faceva riferimento alle aree che maggiormente avrebbero avuto bisogno di sviluppo per il rilancio di quel determinato paese. E si arriva a quella cifra altissima di 191,5 miliardi, ai quali si aggiungono i 30 miliardi dei fondi complementari, quelli per la Next Generation EU e così via, anche la programmazione comunitaria standard. Ieri sera davano una cifra complessiva di 248 miliardi destinati all'Italia. Si arriva a questa cifra proprio perché l'Europa ha guardato al sud come un territorio largamente inteso strategico per la ripartenza dell'Italia e di conseguenza dell'intera Europa. Se non ci fosse stata una situazione così drammatica al sud, i fondi sarebbero stati inferiori, per cui vanno spesi in quelle aree territoriali. Poi lei mi parlava di popolazione. Io, diciamo, le ribalto la questione. Perché il nostro territorio è sempre più desertificato, ci sono sempre meno nascite, ci sono sempre meno giovani che rimangono. Proprio perché ci sono meno opportunità, proprio perché la crescita economica e lo sviluppo economico non sono tali da soddisfare le istanze, i bisogni e le esigenze anche delle generazioni più giovani, che si trasferiscono al nord. Persino i migranti. Dagli studi che sono stati effettuati è evidente che considerino la Sicilia e il meridione d'Italia soltanto come un luogo dove, diciamo, sostare per un periodo meno lungo possibile, nella speranza di trovare nel resto d'Italia, quindi nel centro-nord, una vita più dignitosa e condizioni di lavoro più stabili. Per cui c'è una situazione di spopolamento anche del sud e quindi la domanda è cosa vogliamo fare per provare a ribaltare questa dinamica per la quale ormai i genitori di un adolescente danno per scontato che il proprio figlio andrà via, se vorrà avere qualche opportunità in più, che il massimo delle aspirazioni per chi rimane è poter avere un posto fisso in una pubblica amministrazione o, mal che vada, sbarcare il lunario con il reddito di cittadinanza o con qualunque altra forma di sussidio che lo Stato doverosamente dà a chi non ha altre opportunità. E quindi il tema di implementare e di rilanciare lo sviluppo del Mezzogiorno va molto oltre la distribuzione territoriale e la distribuzione, diciamo, delle persone nelle varie aree del paese. Per cui, ecco, secondo il Il nostro settore, parere, investire al sud, scusate, una telefonata, il settore di cui lei è esponente, ecco, ecco, grazie, di cui lei la è sento, esponente perdonate, ma è arrivata una sindacale. telefonata. Prego? È arrivata una telefonata mentre Che parlavo. capita, con i collegamenti dobbiamo abituarci a questo piccolo tipo di disguido. Il settore di cui lei è rappresentante sindacale, i settori appunto che sono manifatturiero, chimico, tessile, elettrico, sono di quelli che hanno subito appunto un depauperamento, perché pensiamo che negli ultimi 50 anni molte delle imprese che avevano sede in Sicilia hanno chiuso nel settore chimico, nel campo appunto manifatturiero per varie ragioni. Qualcosa è rimasto sicuramente, ci sono delle industrie chimiche, c'è del manifatturiero, però non sarebbe giusto implementare di nuovo, dare di nuovo slancio serio a questi settori, perché l'industria comunque rimane l'economia vera, rimane la ricchezza vera di una comunità, mentre la finanza oppure le paghette o anche il terziario, la pubblica amministrazione sono servizi, ma chi produce davvero è, diciamo, il settore secondario. Cosa pensate al riguardo?
Ma intanto noi abbiamo denunciato tante volte appunto il processo di desertificazione industriale che sta caratterizzando il nostro territorio. Una serie di interventi negli anni, di interventi normativi negli anni sono stati fatti. Penso a una serie di sigle che sarebbe pure complesso spiegare nei tempi, all'interno dei tempi di una intervista di questa natura. Però se ci pensiamo, tra contratti di sviluppo, zone franche montane, zone economiche speciali, chi più ne ha più ne metta, SNAI, le strategie nazionali per le aree interne, cioè sono stati concepiti alcuni strumenti che in linea teorica avrebbero potuto essere molto utili a rilanciare lo sviluppo industriale della nostra terra. In realtà, la loro frammentarietà, il fatto che ogni governo che arriva cambia quello che era stato predisposto in precedenza, la lentezza e le lungaggini che caratterizzano ogni volta l'accesso a questi finanziamenti, la mancanza di una lunga prospettiva, perché quando ad esempio si parla di sgravi fiscali per chi voglia fare impresa dalle nostre parti, se quegli sgravi fiscali durano 2 o 3 anni, un'impresa che voglia venire a fare attività imprenditoriale in Sicilia, nell'arco di 2 o 3 anni, diciamo, non riesce materialmente neanche ad aprirlo uno stabilimento e già gli sgravi sono finiti. Quindi servono sicuramente misure strutturali, servono misure infrastrutturali, senza le quali è molto difficile che un imprenditore possa decidere di venire a fare un'attività economica dalle nostre parti. Vi faccio un esempio banale. Se anche ci fosse un'area industriale, penso ad esempio a quella di Termini, con tutti i crismi e tutte le caratteristiche per poter lavorare perché ha spazi adeguati e così via, poi si porrebbe il problema delle infrastrutture a latere di quell'area industriale, quindi il porto, l'interporto, il retroporto più che l'interporto, le strade, le ferrovie, ovvero tutto quel sistema infrastrutturale che serve a un imprenditore intanto per portarla qui la merce senza che i costi debbano essere astronomici e una volta che il prodotto è finito per portarla altrove. Fino a quando tutte queste condizioni non si saranno realizzate, è complicato che ci possa essere una rinascita industriale. Poi lei diceva bene, è chiaro che in una terra come la nostra, chi pensa che si possa vivere soltanto di turismo, che tra l'altro nasconde dentro le sue pieghe interi settori di lavoro mal pagato, quando non grigio e quando non nero, non può essere l'unica soluzione per lo sviluppo dell'isola. C'è Una bisogno di cosa che un'ottica viene, integrata. una cosa che non è Io non mai la sento tenuta bene. in considerazione, una cosa che non è mai tenuta in considerazione è che i paesi dove c'è il maggior turismo del mondo sono quelli più industrializzati. Prima bisogna pensare al primario, al secondario, al terziario e poi arriva il turismo. Il paese più turistico del mondo, in pochi lo sanno, sono gli Stati Uniti. Berlino, che non ha sicuramente le grandi ricchezze storiche di Roma, ha superato Roma come città turistica perché lì, come diceva lei, le infrastrutture funzionano. Purtroppo bisognerebbe avere delle visioni a grandi linee, d'insieme, per portare avanti dei progetti che a quanto pare manca nella nostra cultura politica. Guardi, io stavo proprio per arrivare a questa conclusione che lei ha molto ben delineato. Stavo dicendo proprio questo, che il turismo da solo non basta e che probabilmente ciò che manca è una visione complessiva di sviluppo dell'isola, che abbia un approccio integrato, dove fare turismo non significa non dedicarsi anche alla attenzione prioritaria, ad esempio, ai prodotti agroalimentari. Fare agroindustria non significa rinunciare al terziario. Fare il terziario non significa rinunciare allo sviluppo della manifattura. È una visione miope, quella di chi pensa che lo sviluppo di un solo settore possa essere l'unica via di uscita da una situazione economica molto complicata. Io credo, noi crediamo che bisogna guardare a 360 gradi a tutti i settori e che bisogna farlo tenendo conto anche di una serie di elementi di
diciamo, progresso, se così li vogliamo chiamare, penso alle infrastrutture cosiddette immateriali, penso alla banda larga, penso al 5G, penso a una serie di altre operazioni che diventano trasversalmente propedeutiche per poter realizzare gli obiettivi di cui parlavo prima. Ecco, voi avrete, questa è l'ultima domanda che le facciamo per questa intervista di oggi pomeriggio, sarete attenti sempre alle tematiche che riguardano le società partecipate, dove gli appetiti, diciamo, di chi vuole fare business sono sempre molto forti. L'acqua, il gas, la pubblica illuminazione, le infrastrutture, l'impatto ambientale. Vigilerete sempre perché questi servizi siano comunque pubblici, controllati. Ma allora, noi sicuramente non siamo contrari al fatto che le aziende di cui stiamo parlando, che garantiscono servizi essenziali, servizi, sono in riferimento anche a beni primari, penso un attimo all'acqua, siano, delle società partecipate. Però voglio anche ribadire e sottolineare che non è la formula l'unica, diciamo, prospettiva di salvezza che queste aziende hanno. A noi va bene che siano partecipate, a noi va bene che ci sia un socio di riferimento che è un soggetto pubblico, ma la cosa che ci preme è che esse funzionino e che vengano dati i servizi ai cittadini così come da aspettative, ma che dall'altro lato non ci siano penalizzazioni per quanto riguarda la qualità del lavoro dei dipendenti, ecco. Noi come organizzazioni sindacali chiaramente guardiamo al servizio e guardiamo anche alla tutela di chi ci lavora, perché spesso quando c'è carenza di bilancio, quando ci sono problemi a far quadrare i conti, la riduzione delle risorse inevitabilmente pesa sulle spalle dei lavoratori oppure della qualità del servizio stesso. Noi dobbiamo provare a tenere insieme le due dimensioni, cercando di fare in modo tale che questi servizi siano efficienti da un lato e che i lavoratori siano considerati non un costo, ma una risorsa perché quei servizi effettivamente efficienti lo diventino. Benissimo, ringraziamo Calogero Guzzetta, nuovo segretario generale della Filctem CGIL di Palermo. Grazie per essere stato con noi e buon lavoro. Grazie a voi, a presto, in bocca al lupo.